selezione storica, se si cerca di accontentare qualcuno che è aggressivo, chiederà sempre di più. E lo si è visto. E in effetti questo accordo è più un documento di resa. E naturalmente il primo ministro pensava di ottenere qualche concessione da voi oggi, ma ascoltando le sue parole abbiamo capito benissimo che concessioni non ce ne saranno. Certo, continua a essere il nostro primo ministro e questo già di per sé è abbastanza degno di nota, perché se qualcuno avesse un po' di senso d'onore se ne sarebbe andato entro l'ora di pranzo oggi. Alcuni dicono, Barnier, che lei ha sprecato 2 anni della sua vita. Io non sono assolutamente d'accordo. Perché adesso lei ci ha portato esattamente al punto in cui intendeva condurci, nonostante 500 parlamentari abbiano votato a favore dell'articolo 50, il che dice molto chiaramente che c'erano 2 anni per negoziare un accordo sul recesso, o altrimenti saremmo usciti senza accordo.